Grazie signor Presidente, grazie signor Ministro. Nel suo discorso c'è, cioè, in particolare ci sono alcune cose, oltre a quelle che sono già state messe in luce, che ci sono piaciute e che ritengo importante sottolineare. C'è un fil rouge che è richiamato dalle parole ricerca, è richiamato dalle parole quindi formazione, è richiamato dalle parole che ci rimandano a una caratteristica tipica dell'attuale situazione dei nuovi, come diceva lei, di una nuova generazione di migranti. Questa nuova generazione di migranti di fatto è costituita da tutti i giovani che in Italia trovano una loro formazione e che in Italia non trovano una condizione lavorativa che permetta loro di realizzare quello che hanno imparato e si spostano all'estero e diventano una ricchezza per altri. Allora, alla luce di quello che giustamente lei diceva, cioè del superamento degli aspetti economici, quindi non più soltanto un mercato unico, non solo dobbiamo raggiungere un mercato unico dal punto di vista economico, ma forse dovremmo anche lavorare per una sorta di mercato unico della formazione, della ricerca, della cultura. E questo perché io credo che l'Italia in questo possa veramente dare un contributo eccezionale che le possa essere riconosciuto. Ecco, quello che mi preoccupa però è un altro aspetto, e cioè l'aspetto della reale poi capacità di sostenere una linea di questo tipo. Giustamente lei ci ha parlato di una necessità di riformare la Farnesina, anche alla luce del fatto che comunque le risorse economiche sono indubbiamente ogni anno si sono assottigliate. Ora, quello che a noi preme è che però passi il principio del buon funzionamento dell'esistente e non di una linea che trascuri alcuni aspetti a vantaggio di altri. E mi spiego meglio, ho sentito la collega Bergamini parlare dell'importanza della cultura come motore, d'altro canto noi sappiamo che ci sono alcune, e parlare anche dell'Africa, del continente africano come centrale, e d'altro canto noi stiamo chiudendo la scuola di Asmara, noi stiamo privatizzando la scuola di Istanbul. Lei diceva giustamente che la Turchia è diventato un grosso partner dal punto di vista economico e noi ci stiamo muovendo in questo senso. Sentivo il collega Marazziti che diceva che la cooperazione è un problema culturale, e giustamente questo è sicuramente vero, e tutti coloro che operano nel piccolo e dal basso nella cooperazione lo mettono in luce. Però, come dire, il fatto che proponga come soluzione che questa possa essere inserita nei curricula scolastici fa un po' sorridere, farebbe sorridere se non destasse una grande preoccupazione di metodo, perché noi sappiamo che oggi i curricula scolastici sono stati ridotti, l'offerta formativa nelle nostre scuole ha visto proprio l'eliminazione peraltro di ore come l'ora di geografia, che è sicuramente, potrebbe essere quella deputata anche a creare una cultura diversa. Ora, questi sono solo degli esempi per affidarle questa nostra preoccupazione, e cioè che a tutte queste parole che noi sentiamo, che riguardano appunto la valorizzazione della cultura, della formazione, dell'istruzione, di questa nuova generazione di giovani che migrano, in realtà non ci sia poi la possibilità concreta, per via di una distanza, di una grande distanza tra le attività così come vengono concepite dall'alto nel Ministero e poi la effettiva traducibilità in pratica per via di una logica di risparmio. Grazie. Grazie.